A Chieti la maggioranza del sindaco Umberto Di Primio rischia di andare in frantumi e di cadere sul voto per il bilancio consuntivo 2017. Le divisioni all'interno del centrodestra si sono palesate sulla questione tagli al sociale. Quattro consiglieri di maggioranza stanno facendo fronte comune e sono Diego Costantini della Lega, Mario Di Lio dell'UDC, Roberto Melideo di Alternativa Popolare e Stefano Rispoli, ex forzista passato al gruppo misto. Le critiche all'operato del primo cittadino riguardano i tagli al sociale da 229.000 euro. Tagli, si è sempre difeso Di Primio, obbligati dal profondo rosso dei conti dell'ente che hanno un buco di una decina di milioni di euro. Emiliano Vitale e Maurizio Costa, consiglieri di maggioranza, al microfono di Gino Di Tizio, invocano buonsenso dentro le fila del centrodestra e chiedono un confronto per far rientrare la fronda interna. Credo che non sia niente di irrecuperabile. Dobbiamo fare appunto il punto, sederci e fare il punto della situazione, perché dobbiamo stabilire dove si è arrivati e cosa ci manca per un programma di fine mandato. Anche perché il sindaco Di Primio non potrà ricandidarsi per questioni insomma, di legge e dovremo iniziare a riscrivere quello che sarà il nuovo futuro che si è configurato in questi ultimi anni. Io sono sempre pronto a qualunque confronto da qualunque parte, sia dalla parte della mia maggioranza sia da parte dell'opposizione. Conto nelle altre persone di buon senso, di buona volontà, che ci potremmo presto sedere, per me anche oggi stesso, e vedere quali sono le emergenze da affrontare subito. Vedremo, è possibile anche che i quattro consiglieri che oggi si presentano, giustamente loro hanno da rivendicare il sociale, che anche noi, attenzione, anche noi che ahimè abbiamo votato il bilancio non siamo favorevoli al taglio sociale, però certe volte per delle scelte di bilancio bisogna anche fare delle incongruità nelle votazioni. Tutto ciò non, secondo me non porta a nessuna, diciamo, rottura grave.